I risultati del cunicolo esplorativo di Chiemonte e il futuro del cantiere. La notizia importante è che abbiamo ultimato lo scavo del cunicolo esplorativo della Maddalena di Chiemonte. I lavori sono iniziati nel 2011, gli scavi meccanizzati sono iniziati nel 2013 e in questi giorni abbiamo ultimato lo scavo della galleria. I risultati sono stati risultati molto importanti da un punto di vista tecnico. Come sapete, questo è un cunicolo esplorativo che aveva fondamentalmente tre scopi principali. Uno, testare lo scavo con una fresa, quindi uno scavo meccanizzato che sulle discenderie francesi non era stato possibile fare. E il test è perfettamente riuscito, abbiamo scavato quasi 7000 metri con la fresa, ricavando informazioni importantissime ai fini dell'ottimizzazione, della messa a punto delle gare dei lavori principali. Secondo era scavare sotto le massime coperture e in questo caso abbiamo scavato per diverse centinaia di metri sotto una copertura di 2000 metri, quindi le coperture più alte che avrà il tunnel di base, e anche questo ci ha dato informazioni importantissime ai fini della messa a punto delle gare dei lavori. E in ultimo scavare il massiccio dell'Amben, che è la zona geologica che sarà attraversata dal futuro tunnel di base, che è stata scavata per oltre 3000 metri proprio tramite il cunicolo esplorativo. Quindi abbiamo tutte le informazioni che ci servono per poter tarare al meglio il progetto e quindi le gare per i lavori principali. Come sapete, il progetto dell'opera principale, quindi del tunnel di base, è stato approvato dal CIPE nel 2015 e attualmente abbiamo avviato tutte le attività preliminari per poter avviare al più presto i lavori, che si prevede iniziare entro il 2019. Ci sono delle attività preliminari che partiranno dal cantiere che partiranno molto prima, in particolare abbiamo lo svincolo di Chiemonte e alcune opere di attrezzaggio all'interno del cunicolo esplorativo della Maddalena per le quali stiamo facendo partire delle gare specifiche. L'altro elemento importante è che nel gennaio di quest'anno, con la legge 1/2017, quindi la prima legge del 2017, è stato definitivamente ratificato l'accordo italo-francese per la realizzazione della tratta trasfrontaliera della Torino-Lione. Quindi da adesso, finito quindi il cunicolo esplorativo, ci preoccupiamo dell'avvio dei lavori principali.